numero 13 il capitano Pedotti. Per quanto riguarda il gruppo Fassina Luparense, con il numero 1 il portiere Miarelli, adesso conclusione neutralizzata senza problemi dalla borda, innesca Onorio che cerca Caversan, recupero del caos con Pedotti che poi cerca la conclusione, non te lo dica Cari impallato, e Luparense che prova a sfruttare questa situazione di superiorità numerica con Onorio che arriva Pedotti alla battuta. Tormena per Cacà, spazio, prova la conclusione, palla all'altezza del palo, respinta da Nuri, no, da Caversan, scusate. Calcio d'angolo guadagnato dal caos, sta per batterlo Pedotti, all'indietro per Cacà. Tenta la conclusione Cacà, ma non cerca di andare via, in mezzo a due si accentra, poi scarica all'indietro per Duio. Si accentra Duio, conclusione, buon intervento di Miarelli. Settimana tesserato anche un nuovo giocatore, un portoghese. Intanto azione di Titon che batte Miarelli, non perfetto in questo intervento. Si sblocca dunque Titon con la prima marcatura. Sta di l'assenza di Tim, il forfè del buono spunto di Vinicius e punizione. La finta di Duio per la battuta di Cacà e la rete di Cacà, palla che passa, dunque raddoppio caos a segno Cacà con questo calcio di punizione dal limite dell'area. Majore e Onorio pronti alla battuta, barriera praticamente composta da 5 uomini per il caos, la battuta di Majore, escono in 3 Duio, Pedro e Luan, Luparense in questo calcio d'angolo, Pedro innesca Pedotti che poi mette la palla in mezzo, parata senza problemi da Miarelli, nella corsa, nella... La rete di Onorio che approfitta di uno svarione, una palla lentissima, favorevole ai padroni di casa che conducono 2-1, I che va via mezzo a tre avversari. Poi conclusione fuori caos, ha battuto il la ripresa del gioco, questo secondo tempo si riparte dal 2-1 di metà gara dal vantaggio del caos per 2-1. Caos ha schierato con fatto sul match finora Felipe, Fiuzza, Luan, classe 1998. Onorio, la conclusione respinta da Duio. Onorio tu per tu con Luan, para Luan che esce bene a chiudere il giocatore del caos. Taborda per Ike, duella con Pedro, alla meglio Ike che poi inquadra la porta, ma buono spunto, poi perde palla sul raddoppio. Botta potentissima di Duio, respinta da Miarelli. Vinicius, il movimento di Titon che ha spazio, arriva tu per tu con Miarelli e poi Mena, caos che cerca di uscire dalla pressione. Cacà, l'invito per Duio, l'intervento della Luparense che Kujek arriva a due per due con Luan, scusate, poi perde palla Titon, taborda a spazio, va dentro ma interviene bene Cacà, poi la conclusione potente di Caversan, forse Luan penso, ma è riuscito in tuffo a deviarla. Onorio per Caversan, San taborda, il passaggio per Ike intercettato da Duio, Duio che poi inquadra la porta e dunque caos 3 Luparense 1, a segno Duio quando manca un minuto esatto al termine da Ike. Palla persa al caos con palla persa a Luparense, scusate, poi caos a segno con Vinicius, 4-1 realizzato da Vinicius, terza rete stagionale per Vini. Dunque caos 4 Luparense 1, per giocherà a Napoli venerdì sera in diretta su Rai Sport 1 alle 21. Adesso ci sono delle polemiche che vedono l'espulsione di Michele Miarelli. Caos dunque che vince 4-1 da Stefano Capitani, un ringraziamento per chi ci ha seguito, un ringraziamento anche ad Alessandro Pavani per